Speleogico, speleologico Caibozzano Stefano e soccorso alpino Anna. Quindi due settori diversi, ma alla fine insomma. No, anch'io gruppo Ah, speleologico e ok. soccorso Ah, alpino. ok, tutte e due. Fantastica, fantastica. Allora, beh, io direi già il nome dice qualcosa, gruppo speleologico. Effettivamente, di che cosa si tratta, Stefano? Allora, questa attività è un'attività un po' strana, se così si può definire, perché comunque ti mette a confronto con un ambiente che non è il solito che si può vedere quando si fa una classica gita in montagna. Io sono anche dell'idea però che almeno una volta una gita in grotta, secondo me, si può fare, anche per capire veramente cosa c'è, perché uno dice sono sottoterra, sì, ok, sono sottoterra, però c'è un mondo che comunque è affascinante, sicuramente. Certo. Affascinante e anche complesso, diciamo, perché comunque essere sottoterra cioè, comporta comunque delle difficoltà completamente diverse. Quindi, non so, il fatto che comunque già è un ambiente chiuso. Assolutamente sì, diciamo che a parte il panorama che uno può vedere quando è all'esterno, vedendo torrenti, vedendo gli alberi, vedendo un sacco di cose, all'interno di una grotta è un po' più limitato, però c'è da dire che l'ambiente è molto più particolare e, tra virgolette, anche forse un po' più pericoloso. Sì. E anche credo la scelta comunque anche da parte vostra di scegliere comunque un'attività che non è all'esterno ma ha un fascino completamente diverso. Anna, cosa ne pensi tu? Penso sei tanti anni già che fai questo tipo di attività? Sì, io ho discreta esperienza, diciamo, anche per l'età, di fare, cioè faccio questa attività praticamente quasi più di 20 anni, insomma, quindi la sto seguendo da un bel po'. E diciamo che il fascino, la cosa che mi ha attratto è stato proprio il fascino di questi ambienti, che poi sono fascino estetico di certe zone dove troviamo grotte ricche di concrezioni, ricche all'interno di tutte quelle cose che all'esterno non riusciamo a vedere. Ma poi per me è il fascino un po' dell'ignoto. Certo. Perché la grotta, anche se vai, la conosci, però a volte è un labirinto e quindi c'è un po' il fascino di andare a esplorare zone più o meno conosciute, eccetera. Quindi Certo. questo ignoto ti attira molto. Certo. E poi anche il fascino dell'ambiente geologico, perché quando tu entri in grotta, entri nella pancia della terra Certo. e entri nella storia della terra. Certo, quindi voi comunque fate il soccorso rispetto anche a delle emergenze, cioè allora, l'ho fatto anche come piacere di una cosa che avete scelto come piacere, però vi occupate anche di quell'attività che è il soccorso in caso di richiesta di emergenza. Certo, noi facciamo soccorso, io faccio sia soccorso alpino e lui in particolare segue la parte speleologica, però interveniamo in tutte le emergenze, sia all'interno della grotta dove il soccorso è estremamente complesso, sia in ambiente montano dove ci sono situazioni diverse, ormai gli interventi sono molto più veloci e più strutturati rispetto all'ambiente grotta. Stefano, le richieste di emergenza tante volte come nascono? Cioè, allora in grotta si può pensare che uno vada dentro e poi non riesca più a uscire. Adesso non lo so quali Sì, sono allora ci poi. possono essere diverse casistiche, no? Una delle più frequenti può essere, essendo un ambiente molto scivoloso e abbastanza complesso, una scivolata, uno si storce una caviglia, uno si becca una slogatura a una spalla perché magari scivola e si appoggia male e cade, e quindi da lì si fa partire il soccorso. Soccorso che però, a differenza di un'escursione in montagna, ha delle problematiche molto più complesse, perché in montagna tutti quanti sappiamo, il cellulare ce l'abbiamo tutti quanti in tasca, e diciamo che il 90% delle volte uno tira fuori il cellulare, magari si sposta un po' più giù, un po' più su e riesce a chiamare, a dare un soccorso. Bisogna immaginare che in grotta magari uno va dentro, cammina 1, 2, 3 ore, per poter dare l'allarme bisogna farsi 1, 2, 3 ore di ritorno, uscire e riuscire ad allertare i soccorsi. Capitolo a parte poi riserva l'allertamento del soccorso, perché uno può dire sì, mi sono fatto male in grotta, sì, ma dove sei? Cioè, anche, e allora lì parte
una roba un po' più complessa, no? Però diciamo che l'intervento in grotta poi, al di là di quello che è la montagna, dove uno dice è cascato uno, ha le gambe fratturate, non riesco più ad andare avanti, parte un elicottero e arriva sul posto in pochi minuti, diciamo che in grotta l'elicottero dove va? Non certo. Può intervenire, quindi bisogna allertare la squadra della zona speleologica, la quale il caposquadra prende e inizia a chiamare tutti i suoi addetti che deve raccoglierli. Normalmente uno durante il giorno lavora, quindi passano dei tempi molto lunghi, certo, affinché la macchina possa partire. Certo. E oltretutto un soccorso in grotta vuol dire tante persone, perché uh-huh, purtroppo bisogna allestire il recupero con la barella, con le corde, e quindi è un ambiente veramente un po' particolare. Uh-huh. Però non vorrei mettere allarmismo, come certo, diceva Anna, è anche un ambiente molto 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 bello. Certo, però da questo ci si può collegare al fatto che comunque quando si fanno questo tipo di attività le persone che lo fanno, diciamo, devono essere coscienti della difficoltà, dell'attrezzatura, bisogna essere preparati. Dico, come mi dicevi tu prima, un conto è una grotta in piano con degli spazi abbastanza praticabili, un conto è una cosa che va in pendenza, con delle difficoltà, poi c'è il discorso anche acqua, avete detto certo, il fatto che ci si trova anche dell'acqua, quindi un conto è fuori e stiamo sempre parlando di sottoterra. Quindi certamente, diciamo che la grotta è per definizione considerata ambiente ostile, perché presenta una serie di problematiche, il buio, freddo, perché la temperatura non è certo quella esterna in qualsiasi stagione, la presenza di acqua, certo, che può essere tanto o poco a seconda del... Ma io ho una domanda piccola, siccome se dite 2-3 ore sottoterra, quanti metri stiamo sottoterra allora? Allora, la situazione è diversa, ci sono grotte ad andamento orizzontale o suborizzontale che possono essere lunghe anche chilometri, e quindi anche se non fai profondità, ma cammini su labirinti, gallerie, condotte, eccetera, e puoi star dentro anche delle giornate volendo. Ci sono delle grotte ad andamento verticale, dove usi del materiale tecnico specifico, mentre nell'altra è un'escursione in grotta, diciamo, con camminate o piccole arrampicate, cose che sono. E invece le grotte ad andamento verticale bisogno di corde, di attrezzatura, moschettoni, eccetera, attrezzatura specifica. E là ci sono grotte che arrivano a diverse profondità, dai 100-200 fino ai 1000 metri di profondità dentro la terra. E quindi... Sì, volevo solo chiedere perché le miniere vanno giù 800, 1000, 1200 metri, sì, no? Sì, le miniere sì, sono artificiali e quindi sono scavate, però ci sono grotte che arrivano a profondità, che superano anche i 1000 metri, insomma, di profondità. Uh-huh. Quindi si sta dentro giorni in queste situazioni, uh-huh, ecco, quindi la situazione è abbastanza complessa. Certo. Poi si diceva anche prima che effettivamente è molto importante quando ci sono situazioni di emergenza chiarire bene qual è il contesto, la situazione, allora, la diciamo una serie di informazioni. Certo, insomma, normalmente uno quando va a fare un'arrampicata così può anche decidere di andare in due persone al massimo, perché si va su, uno fa sicuro all'altro e si va e si arrampica. Premetto che non ho molta esperienza di arrampicata, però la teoria è un po' questa. In grotta si dice che minimo uno dovrebbe entrare con quattro persone. Perché? Perché dovesse capitare veramente un problema di una persona rimane con il ferito, chiamiamolo, e due persone vanno fuori a dare l'allarme. Uno dirà, perché due andare fuori a dare l'allarme? Ma è una cosa molto semplice, uno può rimanere anche, non dico scioccato, ma impressionato dalla situazione del proprio compagno. Quindi se io devo farmi 4 ore magari su corda per riuscire a uscire, è facile che essendo impressionato possa capitarmi, certo, una cosa anche a me. Quindi uscendo in due, io guardo te e tu guardi me. Certo. E quindi la cosa è molto più semplice. Oltretutto, quando si va in una grotta bisogna sapere bene dove si va. E magari sapere anche le coordinate GPS, perché le grotte sono praticamente quasi tutte accatastate, e quindi quando uno dà un allarme si dice, ok, è successo un problema in una grotta, ok, dove siete? Siamo in questa zona, la grotta si chiama così, le coordinate sono queste, in modo che uno, già che prende l'allarme, sa già come muoversi. Certo, certo. Avete molte chiamate? Ci sono chiamate...
c'è generalmente tante chiamate per questo tipo di situazioni? Ma per l'attività speleologica fortunatamente no. Okay. E, allora, è da tener conto che mentre in attività alpinistica siamo ognuno copre una zona, la speleologia, non essendoci molti soccorritori, possono essere chiamati in tutto il territorio nazionale. Ah, ok. Però fortunatamente gli speleologi sono tutti bravissimi. E quindi non ci sono grandi incidenti, anche perché c'è stata sviluppata una tecnica di utilizzo di materiale delle corde che è molto sicura. Quindi se non ci sono problemi col materiale, perché il materiale lesionato, eccetera, cose di questo genere, in realtà sia il materiale testato per essere sottoposto a stress notevoli e sia la tecnica è stata collaudata che non permette errori. Chiaro che l'uomo può sempre fare degli errori. Certo. Però fortunatamente non ci sono grandi incidenti, pochissimi durante un anno. Cosa che magari è un po' diversa per la montagna classica, la montagna, no? È tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, perché gli incidenti poi sono molti, perché... Sì. Per tante circostanze diverse. Diciamo che in montagna ci vanno praticamente, non dico tutti, sì, ma dici, ma se vado a farmi un giro in montagna e poi magari succedono quelle cose che fanno vedere per televisione della persona che va su con le scarpe da ginnastica, sì, su un 3000, che dici ma dove vai? Certo. Vabbè, però questo fa parte di un gruppo molto più esteso di persone rispetto a un'attività in grotta, che tante persone gli dici vieni in grotta, ma sei matto, ma non si può fare, pericoloso. Certo, tutto è pericoloso. Chiaramente se tu vai in grotta la prima volta con una persona formata, chiaramente magari i rischi vengono ridotti notevolmente. Certo, certo, certo. Che poi oltretutto comunque voi avete collaborato anche con la montagna terapia, quindi con i ragazzi che sono venuti da vari posti per fare un'esperienza in montagna e quindi però anche in grotta. Certo. E lì è stata un'esperienza, perché c'è stato poi il nostro collega che è venuto assieme a voi ed è stata un'esperienza fantastica. Se non sbaglio, Verena, sei andata anche tu in grotta con loro. Sì. E sì. Com'è stata l'esperienza? Un po' con l'acqua, era un po'... mi sono bagnata, ma è un'esperienza bella. Sì, per noi è stata un'esperienza molto interessante, devo dire. Quando ci hanno proposto la collaborazione eravamo un po' preoccupati. Certo. Perché chiaramente conosciamo l'ambiente e sappiamo appunto che è un ambiente che ha delle problematiche diverse rispetto all'esterno. Già una situazione magari di persona, di altre persone che accompagniamo, certo, a volte nel buio, certo, si trova in disagio. Quindi al primo momento eravamo un po' preoccupati perché non sapevamo la reazione di questi, certo, ragazzi. Certo. In realtà è stata una cosa bellissima, perché disagi, sì, qualcuno aveva un po' di paura, qualcuno aveva il problema dell'acqua, di non bagnarsi, però in realtà è superato tutto alla grande e sono arrivati più al discorso del divertimento. Bello. Abbiamo visto i ragazzi divertirsi parecchio, sì, dentro l'ambiente grotto. È chiaro che ti bagni, devo dire che hanno fatto anche delle grotte pur essendo orizzontali e quindi facili come percorso, però tutte le volte che abbiamo accompagnati ci siamo trovati con parecchia acqua dentro, fango, umidità, eccetera, e quindi non proprio una situazione tranquillissima. Certo, anche perché tante volte superata alla grande. Trovate la situazione lì, cioè vi, certo, si presenta lì, avete, diciamo, bene o male sapete dove si va, però le condizioni proprio specifiche di quel momento le venite a conoscere in quel momento lì tante volte, no? Certo, perché i percorsi noi li conosciamo benissimo, sì, però le condizioni atmosferiche determinano anche le condizioni all'interno, certo, della grotta. Certo. Quindi la quantità di acqua. Ma io ho sentito questo ragazzo che era venuto con voi, che si chiama Daniel, che ha detto: ma una delle esperienze più belle della mia vita, ha detto. Perché effettivamente si può immaginare, io non ci sono mai stato, però è un altro mondo, no? Benvenuto allora, la prossima uscita. Eccoci, eccoci. Allora, l'attacco, no, di panico. Già subito. No, comunque volevo solo riprendermi un attimo al discorso di Verena, no, che parlava dell'acqua. In effetti l'acqua è... A parte che ci sono delle pozze dentro in grotta che quando uno le vede rimane con la bocca aperta per la bellezza che hanno, primo per la trasparenza, poi per i riflessi che generano con le luci sull'acqua, il bianco e il marrone che c'è intorno, eccetera.
Chiaramente lei dice sì, avevo un po' paura dell'acqua, però noi chiaramente come accompagnatori riusciamo anche a capire se è pericoloso o meno portarli avanti. Esempio, domenica abbiamo avuto un accompagnamento del CAI giovanile di Bressanone e nella stessa grotta che hanno fatto i vostri ragazzi, e praticamente noi siamo arrivati a un certo punto che vi hanno detto non andiamo più avanti. Bisogna saper dire no, perché diventa troppo pericoloso. Certo. Un conto se entriamo noi esperti, entriamo nell'acqua fino a sotto al collo, noi sappiamo anche come fare, ma portare dentro bambini di 6, 7, 8 anni inizia a diventare un po' pericoloso. Anche quindi, perché altezza media è un metro e qualcosa, esatto, quindi arriva, esatto, l'acqua arriva qui. Esatto. E il problema in grotta è l'ipotermia, come ben si sa, no? E quindi prima di portare una persona in uno stato ipotermico ci si pensa un po' di volte, certo, soprattutto se la persona non ha esperienza. Certo, certo. Cosa dite, registi? Facciamo una breve pausa o c'è una domanda? Domandone? No, solo una piccola domanda. Allora, se dovesse succedere qualcosa e si chiamano i soccorritori, ci sono cani addestrati almeno per la parte orizzontale o ci sono solo... Allora, diciamo che ci sono grotte anche in quota. Queste grotte in quota prevedono comunque... due tipi di manovra, una sulla parte esterna che viene passata al soccorso alpino e quindi eventualmente all'elicottero si riesce a volare, dipende sempre dalle condizioni meteo, e poi c'è la parte interna che è dedicata al soccorso speleologico. Cani in grotta no, okay, è impossibile perché non va. Diciamo che comunque noi, facendo parte del CNSAS, facciamo parte della protezione civile e collaboriamo comunque in fase di ricerca esterna, in fase di dispersi, con i cani, anche con il gruppo cinofili che fa parte sempre del CNSAS. Grazie. Ok, piccola pausa e poi continuiamo? Ok, grazie. No, ero solo curioso, questa pensavo forse in quella verticale. Ma sai, il cane per andare in grotta dovrebbe avere un frontalino, perché sennò è un ambiente di disagio anche per il cane. Il cane con il caschettino e la luce per prendere paura più il cane. Eccoci qui di nuovo in diretta con la trasmissione Interferenze Radio dagli studi di Radio Tandem. Siamo qui con i nostri ospiti Anna Sereto e Stefano Brazzo. Si parlava un po' di speleologia, di montagna, di sicurezza, di fascino, perché qui c'è tanto fascino. Qui c'è proprio un mondo da scoprire in sicurezza, perché abbiamo parlato appunto di come si devono affrontare anche queste cose qua. Si diceva effettivamente che i soccorsi per quanto riguarda il sottoterra sono un po' meno, ma forse magari la gente ci pensa un po' due volte prima di buttarsi in situazioni del genere. La montagna invece, l'esterno è già un po' diverso, no? No, ma mi piaceva molto sottolineare questa esperienza fatta con i ragazzi, con le difficoltà, perché dico anche le persone tra virgolette cosiddette normali, che però appunto di normale ormai è difficile capire che cos'è e che cosa non è, però effettivamente affrontare una cosa del genere, poi uno è proprio contento di essere andato in una situazione. Già il fatto di andare in montagna, arrivare nella cima, vedere il panorama è una grande soddisfazione. Penso andare sottoterra, Stefano, perché poi mi diceva Luca, questo nostro collega che è venuto con voi, che è stata un'esperienza bellissima, che poi mi ha detto una cosa che mi è venuta da ridere, fa: a un certo punto eravamo sotto e c'era una difficoltà e si scivolava, era tutto buio, a un certo punto vedo una lucetta rossa, faccio: ma che cavolo è? E c'era uno del soccorso alpino, adesso non so chi era, che si è acceso una sigaretta. Già sapete chi è. doveva, no? Dai, ma sì, Beccato. Che bello. Allora mi è venuto da ridere, che ha detto: dai, dilla questa che fa ridere. diciamo che comunque una delle cose che noi facciamo sempre provare alle nuove persone è l'esperienza del buio. Cos'è? L'esperienza del buio, che cosa sarebbe? Praticamente facciamo mettere tra virgolette in sicurezza, quindi facciamo sedere normalmente tutte le persone e spegniamo tutte le luci. E perché il vero buio fuori qua da noi in città, anche se uno va in un bosco, le stelle o la luna, c'è sempre qualcosa, c'è. Lì c'è il buio vero, e i primi 5 secondi uno tira gli occhi perché dice: non è possibile che non vedo niente. E quindi anche questo fa capire che in grotta senza la luce uno è morto, nel senso che se non hai le luci o stai lì, ti fermi, aspetti che qualcuno ti venga a prendere, se sa che sei entrato, aperta e chiusa parentesi, certo, e se no, poveretto, è lì.
sul fatto dell'aperta e chiusa parentesi, anche questa cosa è molto una cosa che facciamo sempre quando noi entriamo in grotta, anche se siamo istruttori, anche se siamo del soccorso. Noi quando entriamo chiamiamo qualcuno all'esterno, mandiamo un messaggio e gli diciamo: stiamo entrando in grotta Bus della Spia. Mm-hmm. E chiaramente questi qua sanno già che noi stiamo entrando e sanno l'ora in cui entriamo. Perché? Perché comunque loro sanno che, ad esempio, la grotta della Bus della Spia, in massimo 5 o 6 ore tu devi essere fuori. Se dopo passate queste 6 ore già non si sente niente, uno inizia a dire: ma potrebbe essere successo qualcosa, aspettiamo ancora un po', però c'è qualcuno all'esterno che sa che tu sei dentro. Quindi anche certo. Questa è una cosa che noi pratichiamo assolutamente. Informazione importantissima. Assolutamente. Se posso dare un piccolo aneddoto, sì, sul discorso che dicevi tu della sigaretta, è stata una cosa molto simpatica, che io ricordo perché ero da vicino. E purtroppo anche noi diciamo, cerchiamo di essere etici, ecologici più possibile, diciamo tutti non si fumano, eccetera, eccetera. Però insomma poi il vizio c'è, cioè, qualcuno tira fuori la sigaretta. Ma la cosa simpatica è stata che eravamo là vicino e c'era un paio di ragazzi e mi ha guardato e ha detto: ah, ma anche allora, anche voi siete dei nostri. Io ho detto: vai tranquillo che qua si fuma. Sono stato carinissimo. Diciamo che sono quelle situazioni che poi sbloccano, certo, anche. Infatti poi alla fine ci siamo divertiti, ricordo una alla fine di quell'uscita siamo andati tutti al bar bene, certo, insieme, e a festeggiare il compleanno di qualcuno. Bello, okay, bello, bello. Quindi insomma allenta un po' la tensione anche di quei momenti, sì, magari, certo, no? Ma io devo dire comunque che come esperienza con il gruppo, parlandone appunto con Anna prima di la prima volta, mi ha detto: cavolo Anna, ma mi sembra una cosa abbastanza delicata, no? Mi fa: sì Stefano, però guarda, vanno già in montagna, è gente preparata, che cammina, che non ha problemi, che non ha nessun tipo di problema a livello di dire: ho paura di camminare mezz'ora, sì, in più. E ho detto: vabbè, proviamo. E quando sono uscito ho guardato Anna e gli ho detto: cavolo Anna, complimenti, perché io non mi sarei mai aspettato che queste persone avessero una reazione così bella in questo ambiente che, certo, come dice Anna, è ostile. È stato veramente molto molto istruttivo anche per noi, certo, perché bello questo. Sì, bello. Questo vale un po' per tutta la montagna terapia, da quel poco che, cioè quel poco, quello che ho potuto sentire anche comunque dai feedback dei vari colleghi, che veramente dicono: ma hanno una forza, perché poi ci devi mettere in mezzo anche il farmaco che magari si prende, la difficoltà, le paure, non so, Wolfgang, dimmi anche tu effettivamente. Ma io, no? Siccome partecipo al gruppo del nostro spazio che va in montagna, no? Io vivo qua in Alto Adige da 45 anni, cioè 50 anni, cioè da sempre. Però da 25 anni non sono più andato in montagna e ho ripreso l'anno scorso e mi sono trovato benissimo. Infatti sono tante belle esperienze, poi anche tutto sommato impegnative, tante volte dislivelli di 5, 6, 800 metri, insomma, che sono andato due volte io, sono arrivato a casa che ero morto. Un mio collega che era ritornato da una gita che avevano fatto mi diceva: fantastici, perché io non ce la facevo più, ero stanco, morto, no? Perché ok, l'allenamento e tutto quanto, però insomma sono delle belle esperienze. Penso che questa collaborazione che è iniziata anche con il CAI e adesso anche con voi è una gran bella cosa, ma proprio anche penso per l'aspetto che avevi in qualche maniera evidenziato tu, non avrei mai pensato, no? Questo in qualche maniera di dire, però nonostante il malato psichico, perché c'è sempre dietro questa cosa, no? Che magari non ce la fa, potrebbe essere disturbante, potrebbe creare problemi. No, assolutamente no. Sono esperienze che poi in qualche maniera dimostrano che effettivamente tutti possono affrontare, no, determinate cose con la giusta sicurezza, con la giusta attrezzatura, perché l'attrezzatura credo che sia anche molto importante in questo caso qua, no? Sì, diciamo che quello che si richiede un po' di attrezzatura è il vestiario adatto, sì, in queste situazioni, perché quando parliamo di attività più tecniche, sì, abbiamo tutta la nostra attrezzatura. In questo caso si parla di vestiario adatto, certo, perché la temperatura interna di un ambiente grotta va sempre dai 10 ai 12 gradi, 8-10 gradi, insomma, quindi sono ambienti abbastanza freddi e poi l'umidità va dal 90 al 100%, quindi è un ambiente particolare. Certo. E quindi quello che gli chiediamo è un vestiario adatto, delle scarpe adatte, ma di più non serve. E poi c'è l'impianto, il casco con l'impianto di illuminazione,
che abbiamo noi come gruppi speleologici, sì, come CAI, e diamo noi questo impianto. Per certo, il resto non c'è bisogno di grande attrezzatura, certo, per andare in questo ambiente, e quindi è adatto un po' per tutti. Certo. Diciamo che, come dicevi tu, è bello capire che poi tutti possono affrontare questo ambiente con i tempi di ognuno. Certo. Quello che è importante è rispettare i tempi di ognuno. Certo. Infatti noi, quando li seguiamo, cerchiamo di capire qual è la loro situazione. Premetto che noi non abbiamo esperienza, non abbiamo le capacità di chi li segue già dal punto di vista medico, psicologico, sì, eccetera. Noi siamo accompagnatori tecnici. Però ci siamo abituati col tempo a valutare la persona che ti sta accanto per avere i suoi tempi. Certo, è proprio quello, no? Ma il fatto questo che comunque, anche con i bambini, certo, quindi non c'è differenza, ci ma si anche affaccia con tutti gli adulti. Esatto, no? Esatto. Questa è proprio la dimostrazione che alla fine nei vari contesti in cui ci si trova l'esperto che si confronta con la persona, la persona, e quindi la persona, esatto, con le sue difficoltà, con i suoi limiti, con le sue cose, no? Non andando a pensare la malattia psichica o quant'altro, con la persona, con quello che può, che ci dimostra nella sua interezza, e basta, no? Quindi questo è molto bello. Siete un gruppo folto voi come soccorso, come qui in Alto Adige. Allora, voi fate capo alla sezione di Bolzano? Sì. Allora, il soccorso speleologico fa parte del CNSS nazionale, e qui a Bolzano non siamo in tantissimi. Siamo in via di formazione di nuovi ragazzi che comunque hanno interesse di entrare dentro, e speriamo che proseguano. Anche se qui, come diceva Anna, di interventi proprio puri non ce ne sono mai stati, anche perché l'ambiente, le montagne nostre, hanno molta difficoltà per il tipo di roccia ad avere ambienti ipogei. Quindi diciamo che però noi possiamo comunque intervenire, come diceva Anna, per altre, su altre regioni. Chiaramente la formazione noi ce l'abbiamo continua, non è che perché non interveniamo, quando l'abbiamo, noi siamo comunque impegnati sempre sulla formazione con il soccorso speleologico. Quindi venite chiamati anche fuori regione, hai di intervenire. Sì, esatto, esatto, perché comunque, come ripeto, in fase di intervento per un infortunio in grotta le persone che devono intervenire sono veramente tante. Uh-huh. E a differenza di fuori, che possono partire in tre come soccorso alpino, arrivare sul posto, poi allertare casomai l'elicottero, da noi ci vogliono tante, tante, tante persone. Uh-huh. Perché i nostri recuperi prevedono sempre il recupero in corda, quindi una barella con su un ferito e recupero in corda, quindi attrezzature di paranchi, non paranchi, tecniche molto particolari e anche abbastanza difficili alle volte, per riuscire a portare fuori la barella nel più breve tempo possibile e senza fargli beccare ulteriori traumi al ferito. Certo. In sicurezza. Quindi comunque la preparazione e tutto quello che si può fare per diventare soccorritore o comunque è un percorso piuttosto lungo. Impegnativo, sì, lungo. Sì. Però diciamo, ci sono due situazioni diverse da noi, c'è il discorso del soccorso e il discorso invece della speleologia come attività ludica. Certo. Quindi c'è il soccorso speleologico che fa parte del CNSA, poi nel nostro territorio abbiamo due gruppi speleologici che fanno capo alla sezione del CAI Bolzano e del CAI Bronzolo, uh-huh, che svolgono attività ludica e di addestramento, uh-huh, di persone che fanno capo a una scuola nazionale di speleologia, okay, sempre del CAI, e con questi si fanno gli accompagnamenti, i corsi di introduzione alla speleologia, eccetera. Anche su qua non siamo tantissimi perché, appunto, come diceva Stefano, nel nostro territorio non c'è una grande realtà di grotte e quindi non c'è neanche una grande realtà di speleologi che seguono questo tipo di attività. Certo. Siamo due gruppi un po' limitati, di una ventina di persone da una parte e dall'altra, che fanno capo alle due sezioni del CAI di Bolzano e Bronzolo. Ho capito, beh, grande passione, grande assolutamente passione. Grande passione, mm-hmm, per l'esterno e l'interno di questi posti qua, la montagna in generale. Beh, io direi che siamo arrivati alla fine abbiamo il nostro tempo risicato. Ringraziamo Anna e Stefano per essere venuti qua. Un saluto. E averci portato la vostra testimonianza. Bene, complimenti e avanti così. Grazie. Grazie. Una cosa che volevo ricordare, anche io socio del CAI. Perfetto. Okay, perfetto. Molto okay. Benissimo.
Grazie, alla prossima. Ciao.